Sono Gilberto Nobili e in Luna Rossa Prada Pirelli mi occupo di organizzazione delle operazioni, quindi Operation Manager, e di gestione del Dipartimento di Meccatronica. Dalla parte di Operation mi devo occupare della programmazione di medio e lungo termine, così come quella di short term. Sotto il cappello della meccatronica invece è una cosa un pochino più tecnologica. Diciamo che la meccatronica oggi è l'interazione tra i sistemi meccanici, idraulici ed informatici. Se andiamo con la memoria alle Coppa del 2007 di Valencia o del 2003 di Oakland, ci ricordiamo che i tailer avevano i winch, una scotta, e noi grinder muovevamo le manovelle per muovere meccanicamente il winch che tirava la vela. Diciamo che oggi questo sarebbe troppo lento, le barche volanti hanno bisogno di un'interazione molto più dinamica tra equipaggio e azionamento delle vele e dei controlli, quindi abbiamo diversi layer che vanno a suddividere un pochino quello che succede. Partiamo dalla cosa più facile da capire, la parte meccanica, quindi abbiamo un qualcosa attaccato a un qualcosa d'altro che si muove. Questo azionamento viene fatto da dei sistemi idraulici, perché ovviamente è molto più semplice spostare dell'olio in giro per la barca piuttosto che tante corde, tanti sistemi, quindi la parte meccanica è attaccata a un sistema idraulico ad altissima pressione. Facciamo, giusto per dare un'idea, se i sistemi industriali anche nell'aviazione arrivano al massimo 300-350 bar, noi, viste le dimensioni e l'importanza del peso, lavoriamo a 600 bar. Quindi già questa è una grossa sfida tecnologica, trovare cose che lavorano ad altissima pressione. Questi attuatori sono controllati da dei computer che non è che decidono loro quello che fanno, perché come nel 1851, quando è nata la Coppa America, sono ancora i velisti che decidono che cosa azionare, come muovere le cose. Però con questi layer di uno strato di software, quindi uno strato informatico che dice al computer cosa fare, un'attuazione idraulica fino all'attuazione meccanica, quella più familiare a tutti i velisti da diporto. Quindi tutto questo coordinamento di sistemi che devono essere estremamente precisi, affidabili e veloci è quello che fa il Dipartimento della Meccatronica, oltre un pochino alla simulazione e ovviamente all'analisi delle performance. Per fare questo ovviamente abbiamo diverse persone che si occupano dei diversi cappelli che devono essere integrati tra di loro. E oggi per regolamento la barca è divisa in 3-4 grandi sistemi. Abbiamo un primo sistema che si chiama ECC, Electronic Control Circuit. Questo è il sistema che attua, che va a parlare più strettamente, più vicino all'attuazione. All'interno del nostro team le persone di riferimento per questo sono Michele Crotti, Clelia Sessa e Andrea Forestieri. Sono Michele Crotti e sono responsabile del sistema ECC. L'ECC è il sistema di bordo responsabile della movimentazione delle vele e dei flap e del timone. Io sono responsabile di gran parte del software di questo sistema e mi occupo anche della configurazione, della diagnostica, della manutenzione, della tutta la parte elettronica di questo sistema. I sistemi di bordo sono piuttosto complessi e abbiamo più di 25 cilindri in barca, circa un'ottantina di valvole idrauliche e più di 100 sensori. In più, tutti i dispositivi di bordo che usano i velisti per controllare la barca sono prodotti internamente. Questi dispositivi vengono progettati da Stefano Baruffaldi, che si occupa della parte di stampa 3D e anche dell'assemblaggio dell'elettronica. Io sono responsabile della parte elettronica di questo sistema ed è a contatto con acqua di mare e sale, che sono un ambiente molto aggressivo per l'elettronica. Questo ci impone di avere dei controlli a terra e in mare molto frequenti, praticamente continui, per verificare che l'elettronica continui a funzionare in maniera adeguata sempre. Perché un problema di affidabilità durante una regata o durante un allenamento può essere sia un problema per il risultato della regata, ma anche un problema di sicurezza di bordo. I velisti attuano i controlli di bordo su dispositivi che produciamo noi internamente. Questi vengono tutti loggati e li possiamo vedere dal gommone in diretta. Altri dati, quelli che riguardano la velocità della barca, il vento, la direzione, li possono vedere anche i velisti, ma solo attraverso questo media box che introduce un ritardo. Quindi non possono loro stessi creare dei processi automatici, non possono avere un autopilota, non possono seguire dei numeri per portare la barca in maniera automatizzata. Questo è perché? Perché il regolamento vuole che il velista abbia un valore, che il velista produca un output sulla barca. Ed è molto importante, come nel 1851, quando la Coppa America è iniziata.
parte importantissima di queste barche, della C-75, ovviamente è la parte di volo, il controllo di volo. Qui abbiamo Andrea Zugna, che principalmente è il nostro developer di questo progetto, che si occupa di controllare la stabilità del volo. Sono Andrea Zugna e mi occupo dei sistemi di volo e della gestione delle attuazioni. Il regolamento divide i sistemi di controllo tra rig, quindi quelli che comprendono albero e vele, e flight, quindi le appendici idrodinamiche che stanno sott'acqua. I controlli di volo sono alimentati a batteria e quindi, a parte il peso delle batterie, possiamo, tra virgolette, sprecare energia per migliorare la qualità dei controlli. Mentre per quanto riguarda la parte vele, lì l'energia è limitata e in questa coppa ci saranno solo 4 grinder, quindi meno potenza e energia disponibile, quindi dobbiamo massimizzare l'efficienza perché la fonte di energia è molto limitata. Quando vogliamo portare la barca in straight line, quindi cercare di minimizzare i movimenti, i sistemi di controllo devono essere precisi e dolci. Allo stesso tempo, quando c'è la richiesta di reagire a una raffica piuttosto che a un'onda o una manovra, allora un sistema di controllo deve essere esplosivo e quindi fornire sia velocità che forza per riadattare la barca nel modo più veloce possibile. Il mio lavoro consiste nel progettare assieme ai progettisti e dal team di meccatronica, quindi elettronici, idraulici, quello che è l'hardware dei sistemi, quindi lo schema idraulico e lo schema elettronico, ma il cuore del mio lavoro è quello di interpretare le richieste, i desideri dei velisti e quindi andare da quello che sono i comandi dei velisti, tasti, joystick e così via, scrivere il software che trasforma queste richieste poi nei segnali di controllo che vanno alle valvole idrauliche. C'è poi un'ulteriore componente che però non potrà essere usata in regata, che è l'autopilota, quindi il controllo automatico di volo per massimizzare il talento degli sportivi, così qui non possiamo avere controlli automatici in regata, ma in allenamento l'autopilota ci permette di portare la barca al meglio delle sue possibilità per avere più informazioni per lo sviluppo. Ma molto importante all'interno della barca è ILS, Information Logging System. Questa è la parte dell'elettronica di bordo, del sistema di bordo, che ha accesso ai sensori. Cosa vuol dire? Che mentre l'Electronic Control Circuit, di cui abbiamo parlato prima, non sa dov'è la barca nel mondo, l'ILS ha tutte le informazioni disponibili, ma in regata non possono parlare tra di loro. Noi abbiamo Dan Jovet e Roberto Berospe che lavorano più sulla parte core del progetto, ma i valori che loro campionano e che vengono trasmessi da un sistema abbastanza complesso di telemetria e di database creato da Dennis Corti, vengono poi analizzate da Chad Turner, che è il nostro responsabile del performance, o da processi di intelligenza artificiale con Marco Benini, e sono quelli che ci danno le indicazioni, quelle che ci devono dare i suggerimenti per cosa fare nel prossimo futuro, per come evolvere, per come possiamo migliorare, dove possiamo intravedere dei problemi. Oggi, quando si parla di tecnologia, si parla di innovazione, sicuramente uno degli argomenti più importanti è quello che viene chiamato digital twin. Digital twin cos'è? Simulare qualcosa, validarlo e tornare alla simulazione. Un infinito loop, Questa ovviamente è una parte importantissima del nostro progetto, poiché abbiamo un numero limitato di componenti che possiamo costruire. Se con CFD, FSI, andiamo a lavorare nel dettaglio, nelle simulazioni molto lunghe che ti danno dei risultati molto attendibili nel dettaglio, la simulazione real time è quello che mette un pochino insieme tutto e ovviamente anche il velista nel mezzo. Questo è un progetto per noi, estremamente importante, in cui Jean-Claude Monnier, David Moyon e Marco Gomiero, responsabili e sviluppatori non solo della parte di modellistica ma anche di core del progetto. Sono Marco Gomiero e sono responsabile sviluppo simulatore per Luna Rossa Prada Pirelli. Il mio lavoro consiste principalmente nello sviluppo e nell'utilizzo di modelli numerici che servono a replicare le condizioni di navigazione che la barca affronta nel mondo reale, in maniera dinamica. Negli ultimi tempi i simulatori vengono utilizzati sempre di più già nelle fasi iniziali del design. Diversamente dal passato,
Nel momento in cui si ha pronto un design, questo veniva testato in un towing tank. Quello che facciamo ora, tramite il simulatore, possiamo già nelle fasi iniziali della progettazione replicare un componente, il design di un componente all'interno del simulatore, quindi ad esempio un foil, un timone, piuttosto che una nuova tipologia di vela, e possiamo dare modo ai velisti di testare questi componenti insieme a tutto il resto della barca in un ambiente virtuale, controllato, e quindi possiamo dare un feedback già ancora prima di realizzare un prototipo ai progettisti su come questo componente effettivamente si comporta. Una buona parte del mio lavoro consiste nell'analisi dei dati che raccogliamo durante le sessioni di test in acqua per confrontarli con i risultati dei modelli del simulatore. Questo per garantire che ci sia sempre un certo grado di coerenza tra i due e che quindi il simulatore possa essere utilizzato nella maniera più proficua. Sicuramente a un certo punto la barca deve andare in regata, quindi il racing software, quello che dice, il sistema che dice alla barca dove si trova nel campo di regata, dove sono le boe e la distanza a questi boundary virtuali che il Race Committee mette in campo, è una parte importante dello sviluppo. Andrea Albazzini è il nostro responsabile ed è una parte sicuramente importante nelle ultime fasi di preparazione. Mi chiamo Andrea Bazzini, faccio parte del Dipartimento di Meccatronica e mi occupo del Racing Software e della Sail Vision. La Sail Vision in particolare è un sistema che ci permette di misurare la forma delle vele, si basa su sistemi ottici con telecamere e mi occupo dello sviluppo di questo sistema in particolare. L'altro parte di software di cui mi occupo è il Racing Software, che è il programma che permette ai timonieri e a chi fa le veci del navigatore di conoscere la propria posizione sul campo di regata e di avere tempi per le partenze, sui boundary, sulle boe e altri numeri che ci interessano durante lo svolgimento di una regata. Il Racing Software, in maniera diversa da come è stata l'ultima volta, verrà fornito dall'organizzazione e quindi non potremo più farlo in una versione che si adatta ai nostri timonieri e alle persone che fanno da navigatore, ma dovremo basarci su quello che ci verrà fornito.